Devo dire semplicemente che per anni fa ero con te e con l'associazione a piantare quella targa e soprattutto quei fiori, però con un rimorso. Il rimorso era appunto di non essere presente a Fattanna, cioè a Fattanna non avevamo organizzato praticamente niente con la popolazione fattannese. Il mio rimorso era questo, però 3 anni dopo, anche con la formazione del presidio, siamo riusciti a organizzare qualcosa di bello questa mattina. E speriamo che appunto questo presidio vada avanti, non solo appunto in questo giorno di commemorazione del 26 di Rita, ma ricordiamo appunto che ci sono altri 364 giorni Senti, ti faccio io domande. Il 21 avete volantinato. Avete trovato veramente questa partanda completamente senza la voglia di sapere, senza la voglia di partecipare? No. Dobbiamo distinguere la popolazione in due fasce, quelle dai 40 anni a salire e quelle da 40 anni a scendere. Devo dire che i giovani rispondevano bene, anzi erano loro che si avvicinavano al banchetto per chiedersi informazioni. Poi c'era la fascia appunto dei grandi, anche magari di quelli più anziani, che invece vedendoci magari preferivano un po' stare un po' in disparte, un po' allontanarsi. Quindi per i più giovani il nome di Rita Arcia in fondo non è un problema. Non è assolutamente un problema, il problema vero è che non lo conoscono il nome di Rita, che nessuno appunto va nelle scuole a dirgli che era questa. Rita era una giovane ragazza che ha combattuto la mafia, ma non glielo va a dire nessuno. E noi speriamo anche, questo è una delle nostre prerogative, del presidio, di andare nelle scuole a conoscere la storia di Rita.